Carnaroli mantecato con zucca, ricotta e acciughe. Prodotti del territorio, legati alla tradizione, magari non assemblati in un unico piatto. Quindi innovazione sotto questo punto di vista. Questo è il filo logico della nostra cucina, il rispetto dei produttori, il rispetto delle materie prime. È un Carnaroli un po' particolare, è un riso trattato in modo un po' particolare, nel senso che viene tostato a secco. Non viene utilizzata la cipolla nel soffritto e non viene sfumato con il vino e non viene neanche bagnato con il brodo. È un riso un po' particolare proprio perché viene cotto e mantecato solo con l'ausilio di acqua leggermente salata. Alla fine della cottura viene poi mantecato con grana padano, è una riserva speciale 24 mesi e una nocciola di burro. Il vero condimento è quello che poi invece sta sopra e copre il riso, che sono appunto questa crema di zucca. È una zucca fatta cuocere intera in forno a 170 gradi per circa 2 ore, lasciata raffreddare, svuotata, tolti i semi, tolta la buccia, passata al setaccio, quindi zucca 100%. Poi abbiamo una crema di ricotta e una di acciughe. Le acciughe sono ovviamente le acciughe sottosale, ingrediente tipico della cucina piemontese, e la ricotta è una ricotta di montagna, anche questa delle valli cuneesi. In ultimo, sopra, a decorazione, ma non solo, c'è questo pepe nero che è la contaminazione che a me ogni tanto piace dare con un piccolo ingrediente ai piatti della tradizione, che è un pepe nero che arriva dalla Svizzera perché è un pepe pestato e preparato con un liquore di questa valle che è la Valle Maggia. È un pepe molto delicato, umido, morbido, molto intenso.